Beatrice Galli, consigliere nazionale, 3 minuti. Messaggio politico, tecnico, ma se volete. Allora dopo, intanto caricala e andiamo a Mary Mancinelli della Fondazione per la Sicurezza della Circolazione Onlus, che immagino interverrà senza la live. Beh, 5 minuti 5. Come che è stato bravissimo. So dove è andata a finire. Io come donna... senza commento, andare subito al sodo. Andiamo al sodo. Senza allora, presentazione. Io vengo dall'Umbria, però mi serve un po' per determinare un po' quello che l'ambiente, diciamo così. Brevissima l'esperienza di un comandante di polizia della provincia di Perugia, la polizia stradale, che ha adottato degli strumenti tecnici alle sue pattuglie, intervenendo quindi con alcol test e droga test. In una serata, un sabato sera, sono state ritirate ben 11 patenti, come si dice da noi, dalle nostre parti, meglio una patente ritirata un figlio vivo. A parte questo, poi però noi ci siamo incontrati anche con il sindacato della Polizia Stradale, sindacato con il signor Mari, che si è aggregato nel nostro gruppo attivamente, lamentando e sotto organico e proprio lacune strumentali, sotto organico che impedisce addirittura anche di ricevere le denunce, le segnalazioni, sotto organico per quello che riguarda anche le pattuglie ovviamente, e sappiamo, almeno noi sappiamo, che i controlli in Italia stanno 1 a 10 rispetto alla media europea. E veniamo agli stili amministrativi. Io mi sono fatta qualche seminario, qualche corso sulla corruzione, sulla trasparenza, sui piani triennali anticorruzione e per l'integrità amministrativa e l'efficientamento amministrativo. Poi vedo i black point, fondi destinati per quelli che sono la mappatura dei black point. Vedo però in sostanza dei numeri a livello nazionale, ACI e Istat, che ci dicono stiamo andando bene. Io però vedo quei black point, che ormai conosco, anche perché avendo contatto con le vittime, con gli utenti e con un ampio target di soggetti, quindi dai pedoni alle forze dell'ordine, dagli psicologi, dalle scuole, eccetera, eccetera. Vedo che ci sono delle norme non applicate che portano sprechi, perché se io vado a non mappare quelle che sono le criticità dello spazio urbano, che possono essere anche addirittura, come l'ingegner Iovino mi insegna, esperto in ostacoli fissi, delle illuminazioni in più, lì c'è uno spreco sia di infrastruttura sia di consumo. Ci sono poi questi benedetti, maledetti black point, che già dal 2013, io riprendo addirittura una lettera aperta, perché in uno stesso punto erano successi 4 incidenti, 3 mortali. Sappiamo che c'è una, diciamo così, una visione per mettere in sicurezza lo spazio stradale per l'utente più vulnerabile. Mette in sicurezza appunto lo spazio stradale per l'utente più vulnerabile, pedoni, ciclisti, carrozzieri, motociclisti, e tutti gli altri viaggeranno più sicuri. Questo è lo stile che deve adottare l'amministrazione. Noi abbiamo, tornando a quello che è uno stile di vita dei giovani, una regione che già dal 2013 segnalava l'abbassamento all'abuso di alcol ad 11 anni. 11 anni quindi sono modelli determinati e dettati da scelte sociali e politiche. Un minuto per dire che noi abbiamo fatto un gruppo di lavoro che si adopera mettendo insieme tecnologie, mettendo insieme che vanno ad aiutare sia le forze dell'ordine, sia i saperi per quello che riguarda un controllo appunto della mappatura del rischio, e sia per quello che riguarda però un congegno che andrà a misurare appunto i livelli, diciamo così, di pre-corruzione. Livelli che sono dati, sì, andiamo bene per abbattere l'incidentalità? Non lo so, perché se vediamo che comunque durante la crisi si usa molto meno l'auto,
bisogna andare a vedere, secondo me, questi black point e come mai le amministrazioni non danno priorità di spesa, visto che è un dovere tutelare, garantire la safety e la security, che oggigiorno vanno a braccetto. Perché se mettiamo una telecamera in un sottopasso, la rendiamo vivibile, sicura, come lo spazio di una piazza, rendiamo anche maggior servizio alla sicurezza urbana. Infatti vediamo che dove c'è più degrado, c'è anche più degrado delle infrastrutture, della mobilità, eccetera. Grazie. Grazie.